Buonasera e benvenuti alla puntata del Caffè del mercoledì che si occuperà oggi delle elezioni presidenziali americane. Abbiamo due graditissimi ospiti, Monica Maggioni, volto notissimo della RAI, la conosciamo perché è presidente della RAI, direttore di RAI News e oggi editorialista e conduttrice. Grazie Monica per Grazie averci. a voi, buonasera. L'ambasciatore Giulio Terzi. Che l'ambasciatore, lei è stato ambasciatore negli Stati Uniti, in modo particolare, oltre ai suoi tantissimi incarichi al Ministero degli Esteri, ed è stato ministro degli Esteri della nostra Repubblica, oltre ad essere Ma componente. la veste attuale è di essere membro della Fondazione Einaudi. Assolutamente, lo stavo per dire, oltre ad essere componente dell'advisory board della Fondazione Einaudi. Grazie, ambasciatore, per essere con noi stasera. Noi andiamo in onda mentre il risultato delle elezioni americane va avanti e sta per raggiungere probabilmente il suo risultato definitivo. E quindi con grande prudenza parliamo con i nostri ospiti di quello che sta succedendo, che poi in fondo è Monica, iniziamo con te. I sondaggi ancora una volta hanno fallito. E questa è una certezza, no, in Europa come in America. Non si riesce più a percepire il sentimento dei cittadini. È come se si fosse rotto una capacità di lettura che poi alla fine sembra la rappresentazione della rottura di un patto in qualche misura tra i cittadini e chi li legge, tra i cittadini e chi cerca di comprendere quali sono le ragioni vere che spingono a muoversi in una direzione piuttosto che un'altra quando si formano le idee politiche e le scelte politiche. Questo secondo me è molto significativo, è particolarmente significativo per chi fa il mio lavoro, perché trovo che insieme ai sondaggisti, gli altri che stanno perdendo molto il senso del racconto e della connessione con la realtà siano proprio i giornalisti, i raccontatori della realtà e quindi molto spesso i teoremi che noi ci facciamo in origine vincono sullo sguardo di realtà. Allora, per esempio, questa notte, quando vedendo l'Ohio che andava a grandi passi verso una vittoria repubblicana, una vittoria di Trump, andando a vedere le contee, si vedeva che c'erano alcune contee tipicamente operaie, working class, che comunque dopo aver dato negli anni vittoria Obama attorno al 20% di maggioranza rispetto ai repubblicani arrivano alla Clinton al 10% e oggi vanno a Trump, significa che dentro la società americana stanno succedendo delle cose che come tu giustamente dicevi, sfuggono al radar dei sondaggi e io aggiungo spesso sfuggono al radar anche dei giornalisti. Ambasciatore, sfuggono anche al radar della diplomazia, del governo degli stati. Come si pone, l'Italia di fronte, a queste elezioni? Ma io cerco di parlare sempre il meno possibile della categoria e della professionalità per la quale nutro un grande rispetto, anche per motivi di interesse personale, devo dirlo, che è il mondo della diplomazia, il mondo degli analisti, dei ministeri degli esteri. E è lo stesso nei confronti dei giornalisti, di cui devo dire divoro quotidianamente, stampa italiana, ma la stampa internazionale anche. E tornando al discorso che faceva Monica Maggioni un attimo fa, e non soltanto abbastanza impressionante questa oramai regola sempre più affermata della fallibilità, anzi spesso dell'errore anche macroscopico nel quale cadono i sondaggisti, le grandi organizzazioni di sondaggi di opinione, i modi, le capacità statistiche, le capacità di acquisire informazione attraverso questa dimensione completamente nuova che non esisteva 20 anni fa, 30 anni fa, che è la rete. Anche quella dovrebbe essere un elemento molto forte per accrescere la capacità di previsione. Le cinque grandi e sei grandi società informatiche addirittura non soltanto fanno previsioni, ma fanno addirittura analisi sui comportamenti predittivi, cioè sul,
sul futuro di quello che la gente pensa. Ed è incredibile che in questa realtà si sia in una condizione di sondaggi che vanno completamente fuori strada. Ma si va fuori strada anche, e vorrei citare l'esempio di Le Monde di oggi. Se qualcuno ha letto la seconda pagina, il Texas viene dipinto, giornalista molto conosciuto, è un articolo scritto ieri evidentemente, ieri il Texas veniva dato come uno swing state che poteva cambiare il corso della competizione elettorale. Swing state, intendiamoci, 38 voti, se non sbaglio, 38 voti di grandi elettori, quindi il doppio, quasi praticamente il doppio della Pennsylvania, è un enorme bastione repubblicano. Ecco, ormai c'era un diffuso sentire che l'onda blu avrebbe portato il Texas dall'altra parte, sarebbe stato catastrofico per Trump una cosa del genere. Ma altra sottovalutazione, oltre a quella immediata, è stata quella di sensazioni emotive, di cosa hanno rappresentato nella campagna elettorale per Trump quelle fidelizzazioni di massa costituite dai rallies, dal suo entrare nel popolo dei senza mascherina, lui stesso il capo di quelli che non la mettevano, cioè assolutamente uscito dal Covid e diventato personaggio ancora più iconico per aver dimostrato che il Covid non deve interferire sull'attività politica e sull'impegno politico dei suoi seguaci e in genere del pubblico. Ecco, oramai c'è chi ha calcolato che gli ultimi 18 rallies di Trump sono stati quelli che gli hanno dato veramente la spinta decisiva negli stati più problematici per ritornare in testa alla corsa. E anche questo io l'ho sentito per la prima volta nel corso della notte, stanotte, questa interpretazione dei rallies. Quindi spiega diverse cose anche sul comportamento dell'attuale presidente. Monica, probabilmente saranno determinanti i 100 milioni di voti che sono arrivati per posta, ed è una quantità enorme, mai su 213 milioni di aventi diritto, una quantità che non si poteva immaginare. Sì, 102 milioni di voto anticipato che di fatto rappresentano una volontà essenzialmente democratica di esserci, di mettere in sicurezza il proprio voto, ed è per quello poi che la compensazione tra lo spoglio del voto a distanza del voto postale e lo spoglio del voto in presenza ha costituito in queste ore di risultati e di formazione dei risultati un momento di discontinuità, cioè ogni volta che venivano inseriti i voti postali c'era un forte cambio di passo rispetto a chi stava vincendo, perché sono voti molto polarizzati, i postali molto più democratici, quelli in presenza molto più repubblicani. Se posso, io volevo tornare sui due punti che ha appena toccato l'ambasciatore, perché mi sembrano due punti chiave. Uno è il Texas. È vero, concordo sull'atteggiamento un po' facile col quale si è definito Texas potenzialmente uno swinging state, anche se ci si è resi conto che insomma il Texas è saldamente stronghold repubblicano dagli anni 70, quindi sarebbe stata una cosa davvero storica, epocale, aggettivi che si sprecano in questo caso non si sarebbero sprecati, però c'è un dato vero, cioè si è forse voluto anticipare i tempi di qualcosa che nel profondo sud degli Stati Uniti sta accadendo, ed è la lenta e progressiva modifica dal punto di vista dell'equilibrio demografico dentro questi stati, in cui sempre più pesano gli ispanici che hanno avuto la cittadinanza. Ma diventa quel punto interessante capire come gli ispanici che hanno avuto la cittadinanza votano, perché li si tende anche lì a interpretare come blocco sulla base dell'etnia, mentre si dimentica una cosa che è accaduta per esempio nelle comunità di immigrazione anche italiane, che una volta che le comunità di immigrazione si integrano, non fanno più quelli che si schierano dalla parte, come dire, dell'apertura e dei diversi, diventano poi pezzi di conservazione della società, quindi anche lì servirà una lettura più stratificata anche rispetto a questi nuovi cittadini americani.
Una cosa rapidissima sui rally e su Trump, sono molto d'accordo. Noi col nostro occhio europeo e con un nostro occhio anche un po' snob, diciamocelo, conversando in questo pomeriggio insieme, vediamo questo uomo che appunto ha una fisicità e una modalità che fatichiamo in qualche misura a riconoscere, eppure è una modalità che molti americani sentono vicino a sé, nella quale si identificano e dalla quale traggono energia. E questi sono dei codici importantissimi che vanno tenuti presenti se vogliamo cercare di capire che cosa succede in un paese diverso dal nostro senza continuamente proiettare le nostre chiavi di lettura su altre parti del mondo. Ambasciatore, per l'Europa cosa cambierà? Preparando questa trasmissione, con lei si diceva è sbagliato schierarsi in modo netto da una parte o dall'altra, perché il rapporto con gli Stati Uniti d'America è qualcosa che travalica il presidente o anche il partito che esprime il presidente. Ma purtroppo da quando, oramai parecchi anni, da quando la nostra politica estera, ma forse c'è anche un bene nel fatto che la nostra politica estera sia diventata elemento di anche aspro dibattito fra le forze politiche. È anche un bene perché vuol dire che ci dovrebbe essere perlomeno una molla per approfondire i temi, per cercare di affinare gli argomenti e capire i punti di riferimento, capire i principi che devono guidare la nostra politica estera e gli interessi nazionali. Quindi in questo senso, anche se si fanno un po' le scintille fra i diversi schieramenti sui temi di politica estera, prendo ad esempio il grande tema Cina, che è il tema dei temi del momento, dove sappiamo che c'è una forza politica ben determinata a sostenere qualsiasi tipo di collegamento e di apertura e di cooperazione anche ad occhi chiusi, ed altre forze politiche che invece non lo sono. Ecco, questo è un elemento importante perché vuol dire che c'è una maturazione anche di un minimo di pensiero politico. E in tempi in cui parlavamo di politica bipartisan, che si può addirittura, ricordate l'adesione di Berlinguer al principio atlantico, vecchio partito comunista che a un certo punto con l'eurocomunismo si era sganciato dall'assoluta e fedele sudditanza al Cremlino, al patto di Versailles. C'era però appunto dagli anni 70, ma probabilmente anche da prima, una convergenza piena e credo che sul tema rapporti con l'America non può, su questo specifico tema del rapporto con gli Stati Uniti, l'Italia, anche soltanto guardando agli interessi più appariscenti, più esterni, non può permettersi di pregiudicarsi un rapporto profondo di amicizia, di alleanza, di sicurezza, di integrazione scientifica col mondo americano. Quindi non possiamo assolutamente pensare che dobbiamo da qui, dalle coste del Mediterraneo, dell'Adriatico, del Tirreno, metterci a fare campagne contro un candidato americano, ancor peggio quando un presidente viene eletto, ma anche quando in fase di elezioni. Accennavo prima scherzosamente che gli endorsement, anche non molto lontani nel tempo, che sono stati fatti a candidati alla presidenza non hanno portato particolarmente bene né al candidato né a chi li aveva fatti, quindi anche solo per motivi scaramantici dovremmo cercare di rimanere più in una posizione di osservazione. Quale che sia il presidente americano, l'Italia è sua amica, l'Europa deve essere con lui in un rapporto di collaborazione, di partenariato pieno e esigere, per quanto possiamo esigere, la reciprocità piena di questa impostazione. Quindi io non mi sento, onestamente, ho un grandissimo rispetto per il vicepresidente Biden, lo conosco personalmente, conosco molte delle persone che gli stanno intorno, dottoressa Maggioni sa che mi sono mosso su quei territori per parecchio tempo. Nel confronto del presidente Trump ho delle sintonie di visione di politica estera, e lo dico subito, sui rapporti con la Cina,
sul Medio Oriente per quanto riguarda la pace di Abramo, per esempio, su quello io trovo che sia un plus anche che deve essere capito dai palestinesi, lo trovo, ho qualche esitazione sul rapporto con la Russia, perché ci sono delle cose che non mi spiego bene, Libia, Siria, eccetera, ma insomma su questo ho una posizione. Per quanto anche in una possibile politica estera di Biden, anche lì vedo degli elementi positivi per l'Italia e per l'Europa, e citiamo le grandi sfide, il clima, l'ambiente, ma ancora sulla Cina una probabile continuità con toni diversi su quella che è la politica americana, politica estera americana di oggi. Sul rapporto con la Russia non vedo certamente degli spiegamenti militari sotto una presidenza Biden per competere in cose strane, ma una questione attenta alla sovranità nazionale americana ed europea sul piano delle interferenze elettorali e delle interferenze nella società e nell'opinione pubblica. Quindi non voglio fare veramente, detesto la diplomazia di bassa lega del dire sono equidistante o equivicino o equilontano. Io ho delle posizioni che non ho mai avuto nessuna esitazione a portare nel dibattito e ad affermare anche in modo un po' bergamasco, poi un tanto al pezzo, come si dice, ma credo che dobbiamo, nel rapporto con un grande paese fratello per noi, fratello da 233 anni sicuramente, non possiamo avere un atteggiamento diverso. Monica, Trump ha cambiato comunque il volto del Partito Repubblicano, perché ha cambiato anche l'idea delle alleanze e delle istituzioni internazionali che gli americani avevano costruito nella dopoguerra, con la quale bisognerà fare i conti. Il Partito Repubblicano è cambiato con la presidenza. Sì, io credo che in qualche misura siano due discorsi collegati tra loro ma diversi. Il rapporto di Trump col Partito Repubblicano è il rapporto di qualcuno che di fatto ha costretto i repubblicani a inseguirlo, perché i repubblicani a un certo punto si sono resi conto che se volevano sopravvivere dovevano in un modo o in un altro fare i conti con questa persona che incarnava una leadership che loro non erano in grado di esprimere in altre modalità. Non so quanto questo possa durare, però dipenderà moltissimo dalla conclusione di questa tornata elettorale, perché dentro i repubblicani il ripensamento e la ricerca di una leadership che non sia necessariamente una leadership trumpiana è sicuramente una parte importante del dibattito, ancorché Trump abbia dimostrato che c'è un pezzo di paese che ha delle istanze precise e i repubblicani non potranno prescindere da quelle istanze. Per quanto riguarda invece il rapporto col mondo e con le istituzioni internazionali, devo dire che più che la sostanza, a me continua a lasciare molto perplessa la modalità che ha adottato il presidente Trump, perché se nella sostanza, non mi discosto dall'analisi che faceva l'ambasciatore, mi lascia perplessa una modalità che tende ad essere una modalità fortemente anti-istituzionale ed è una modalità che purtroppo si sposa con un'onda e un modo di interpretare le istituzioni che è contemporaneo, molto legato al discorso dei social media, molto legato alla comunicazione orizzontale, e questo ci porterebbe lontano nel ragionamento, non credo lo possiamo affrontare oggi, però che io continuo a guardare con qualche perplessità, anche nella loro poi inefficacia, perché è inutile raccontarci delle fiabe, siamo di fronte qualche volta a istituzioni fortemente inefficaci o paralizzate da una serie di norme che non permettono poi di elaborare delle politiche effettive, però trovo che un certo livello di rispetto istituzionale continui ad essere un elemento di garanzia sul quale varrebbe la pena di lavorare per riformare invece che per dismiss, per togliere dalla scena con un colpo di penna. E quindi ecco, in questo mi sento un pochino più, come dire, novecentesca e old fashioned, un po' più così affezionata a un certo modo di intendere il rapporto con le istituzioni, siano esse nazionali o globali.
Ambasciatore, il presidente Trump ci ha abituato a metodi molto bruschi, cioè dalle sue prime parole questa mattina alle 8 italiane, 8:30, quando ha parlato, è stop al conteggio e frode. Parole forti dalla bocca del presidente degli Stati Uniti d'America. Lei teme che ci possano essere dei disordini nelle prossime ore in base al risultato? Ma vede, la tesi del concludere subito perché ci possono essere disordini, sì, è una tesi che può fare presa soprattutto su alcuni ambienti, cioè, ne abbiamo lette di tutte in questi giorni e ne abbiamo viste di tutte sulle fotografie, le fotografie dei Proud Boys, delle centinaia di miliziani ultraarmati che non si capisce più se poi uno di questi, se anziché pigliare una bomba a mano, una pistola eccetera, dove mette la mano, perché deve essere, sono degli arsenali viaggianti, sono degli arsenali umani che girano e che si sono recati, se non sbaglio, anche di fronte a sedi istituzionali dove c'è un governatore democratico che si era permesso di pensare che ci dovessero essere delle misure di forte contenimento della pandemia, ma ne abbiamo lette anche tante su quello che è l'asserito, è stato preso indubbiamente questa cosa quando il presidente in un discorso di questi rally ha detto, qualcuno gli ha chiesto ma cosa, no, nel dibattito presidenziale con il vicepresidente Biden gli è stato chiesto dal moderatore, ma lei è stata riferita una domanda del pubblico, che cosa ne pensa dei Proud Boys, e lui ha detto, ah non so, non li conosco, so, o degli altri, di quell'organizzazione che sostiene di essere contro i pedofili, complottista, che vede, non so, gran parte della tesi secondo la quale l'entourage di Hillary Clinton era dedito, era una setta, no? Le scorse elezioni era una setta che faceva delle cose tremende con i bambini nei sottoscala dei palazzi, eccetera. Quando gli hanno domandato questo, lui dice, ma io non li conosco, devono stare indietro e aspettare, cioè queste sono frasi che sono state utilizzate, cioè, e questa qui della sospensione del voto non è una frase che entusiasma, non dico soltanto la sensibilità europea, ma in genere la sensibilità di chiunque nel mondo sia legato ai principi dello Stato di diritto, della democrazia liberale, di elezioni e come prima ma non esclusiva manifestazione e prova di un percorso di Stato di diritto, l'espressione della volontà popolare, della sovranità popolare in organismi rappresentativi del popolo attraverso elezioni fair and free, corrette e libere. Ora, l'elezione corretta e libera prevede la correttezza sia nel momento in cui il voto è depositato nell'urna o nella busta che viene poi spedita per posta o nell'atto telematico nel quale si invia il voto, o in tutta la fase successiva, sino allo scrutinio. Tutto questo rientra esattamente nel percorso della gestione e della garanzia della tutela del voto, deve essere fatto secondo le norme del paese, le norme devono essere varate in Parlamento, e non ripeto tutta la storia, la filiera ovvia, tutti i costituzionalisti e amministrativisti. Quindi dire a un certo punto basta, adesso abbiamo abbastanza voti e finisce qui il conteggio. Poi qualcuno ha notato come per uno o due stati nei quali lui era in testa e veniva tallonato percentualmente dallo sfidante, il voto doveva essere sospeso, e in altri due o tre stati nei quali c'era la situazione opposta, il voto avrebbe dovuto continuare. Quindi io credo che alla fine poi vedo alcune volte, benché il presidente Trump sia una persona, ha fatto anche da candidato e continuato a farlo anche da presidente, che le cose che dice, anche le più ostiche alla sensibilità europea e non solo, come dicevo, poi le fa veramente o cerca di farle, in questo caso sia stato più una sorta di colpo d'avvertimento, di pressione anche di cercare di intimorire la controparte, di farla cadere in un mood un po' depressivo,
trappola nella quale lo sfidante e i suoi non sono cascati, perché io ho notato bene anche l'atteggiamento di fiducia nella vittoria, no? Ha detto fede e fiducia nella vittoria da parte di Biden. Quindi tutto questo non ha fatto presa. Però che cosa c'è al fondo? C'è che nella storia americana, e questa non è una cosa irrilevante, non sono favole, George Washington, ha ricordato qualcuno poche ore fa su un network americano, George Washington alla sua rielezione per il secondo mandato ha dovuto aspettare 2 mesi per potersi proclamare ed essere nominato presidente, perché c'era la stessa cosa, come ricordava Monica Maggioni, è avvenuta in Florida, è avvenuto il conteggio delle schede, cioè, quindi non c'è veramente motivo. Sì, cosa sono? Sono i Proud Boys che rischiano di sparare per aria o ancora peggio e mettono sotto pressione tutto il sistema di conteggio e di analisi. Io questo non credo. Io penso che la pazienza, la calma, sangue freddo, anche da parte di noi osservatori, sia molto importante. E se c'è una cosa sulla quale possiamo cercare di far capire è che questa è una prova di forza, la pazienza, non il contrario. Monica, aggiungi tu la tua riflessione a questo, che ha appena detto, poi ti vorrei anche chiedere, ma gli americani cosa si aspettano dal secondo mandato di Trump? Ma innanzitutto dobbiamo vedere se avremo il secondo mandato di Trump o il primo mandato di Joe Biden, quindi questo è continua a essere il nodo in queste ore. Io rispetto agli scontri penso che forse ci sia un elemento da aggiungere all'analisi corretta dell'ambasciatore, ed è l'elemento della divisività profonda che sta vivendo la società americana in questa fase, una divisività legata a una forbice sociale che si è aperta irrimediabilmente, prima con la crisi economica del 2008 e poi con la pandemia, che ha in qualche misura rallentato la crescita economica che invece Trump stava oggettivamente riuscendo a portare negli Stati Uniti. Ed è quel dato economico, poi, per rispondere alla tua domanda, quello che più ha rappresentato il momento, come dire, di sintesi felice tra Trump e il suo elettorato. Trump ha promesso un'America che ricominciava a correre dal punto di vista economico e l'ha realizzato. E quindi un'economia che funziona negli Stati Uniti è un'economia che chiede di continuare a funzionare. La pandemia ha rappresentato sicuramente una forte, fortissima battuta d'arresto, senza la quale oggi non saremmo, io di questo ho convinzione assoluta, non saremmo qui a discutere di chi è forse il prossimo presidente americano. Cioè, senza la battuta d'arresto della pandemia, con quei dati economici, con quella capacità di parlare al paese che, a dispetto di tutti, Trump ha dimostrato, c'è un secondo mandato di Trump netto, nettissimo. Io su questo ho davvero pochi dubbi. Che cosa si aspettino gli americani da un eventuale secondo mandato di Trump? Si aspettano quello che stavo dicendo, cioè la continuità economica, una promessa di America First che comunque continua a essere positivamente resounding nelle orecchie, nella visione di molti americani. C'è un senso di protezione di un proprio modo di essere e un senso di protezione rispetto a un mondo che si disegna e si rappresenta come sempre più aggressivo. Pensiamo, si faceva riferimento prima al rapporto con la Cina. Che cosa potrebbero cercare dentro un'elezione di Joe Biden? Potrebbero cercare una sicurezza in più dal punto di vista delle garanzie sociali, e penso soprattutto al sistema sanitario, che proprio perché legato alla questione pandemia torna ad avere un ruolo importante. Potrebbero essere intere classi sociali, e penso al voto al femminile, non ne abbiamo parlato, ma è un pezzo importante che aveva premiato nettamente Trump nella prima elezione e che è un poco meno convinto di dare il suo favore a un'eventuale rielezione di Trump. Quindi insomma
mondi divisi, Americhe divise, e devo dire che se c'è una cosa che accomuna i discorsi che arrivano in queste ore dalle persone oltreoceano e da chi abita negli Stati Uniti è proprio questo senso di trovarsi di fronte a un paese che non è più solo polarizzato dal punto di vista delle idee politiche o del posizionamento politico, ma che è proprio polarizzato nel suo sistema valoriale, nel suo sistema culturale. Se posso dire una cosa su questi punti, che sono estremamente centrali, credo, nell'analisi, ma se ci sono altre cose non voglio interrompere. No, prego. No, sulla questione economica, cioè economia, crescita, benessere economico versus pandemia. Problema dei problemi, lo viviamo tutti, a iniziare dall'Italia. Ma è comunque abbastanza sorprendente che questo è anche un elemento che non ha giocato così a favore di Biden come Biden e i suoi sicuramente pensavano. La strategia di Biden, devo dire che ragionando in termini di buon senso, un paese che è al primo posto, un paese come l'America, il primo paese per scienza, adesso il sistema sanitario sappiamo che ha problemi, non per niente Obama l'aveva completamente, aveva cercato di riformarlo fin dove c'era riuscito, adesso Trump ha invertito da tempo, ne ha fatto un cavallo di battaglia sin dall'inizio del suo mandato. Ma un paese come gli Stati Uniti, che si trova con i reparti di terapia intensiva saturi, che non ha i materiali di base, perché li fanno in Cina, perché la catena del valore di tutto l'80% dei prodotti farmaceutici di base, non parliamo delle mascherine, parliamo dei ventilatori polmonari, eccetera, vengono da un'altra parte. Ecco, questo aspetto, una bomba atomica avrebbe dovuto essere, dal punto di vista di attacco contro, virgolette, le inefficienze dell'amministrazione nel cercare in 8 mesi, non dico di prevedere, ma di contenere, di fare qualche cosa. E invece no, in tutti i sondaggi, perlomeno quelli che io ho visto, la priorità all'economia, alla crescita, all'occupazione vanno prima la pandemia e qualche cosa del genere in alcuni paesi europei, penso quasi dovunque, si manifesta. Quindi questo ha un po' bruciato la forza della polemica e la forza di argomenti d'attacco, perché indubbiamente la performance sul Covid era partita come carta, come l'asso nella manica per l'attaccante, per il competitor. Ma gli altri due, i segmenti di voto, donne, sì, io... Dalle cose, dai rapporti che sono visti, nella popolazione femminile c'è stata una delusione, anche se poi lì ci sono delle cose da dire, perché tutto il mondo di cui la Coney Barr è un po' esponente, no? Il pensiero evangelico, i cristiani evangelici, pro-life, gli anti-abortisti, nel senso la tutela della vita, eccetera, hanno radici profonde, quindi non si può generalizzare neanche nell'elettorato femminile, credo. Comunque uno spostamento verso i democratici, un ulteriore spostamento verso i democratici, mi sembra abbastanza evidente. E poi c'è un altro elemento che mi ha colpito, sentire parlare i giovani. Ci sono 8 milioni di neo-elettori, di nuovi elettori che sono entrati sulla scena politica. E beh, questi, piaccia o non piaccia, Greta e tutti questi, ma sono persone che guardano all'ambiente, al globalismo, alla globalità delle sfide che deve affrontare la società, che vuole uscire, che vuole rappresentare qualcosa veramente, veramente di nuovo nella società, e dalle cose che si leggono, questo è una massa di elettorato nuovo che spiega anche questa incredibile partecipazione senza precedenti alla consultazione elettorale di questa tornata.
Monica, chiudiamo con un'ultima domanda da rivolgere a te, come nostra ospite, penso di interpretare anche i sentimenti dell'ambasciatore Terzi come Fondazione Einaudi. L'impressione, per esempio, per quanto riguarda i democratici, è che si sia fermata la macchina della costruzione dei nuovi leader. 5 anni fa è stata candidata la moglie di un ex presidente. Questa volta è stato candidato un ex vicepresidente. Cosa succede? Anche questo mi verrebbe da risolverlo con una battuta e dire che è un problema transatlantico, perché non mi sembra che sia un problema solo americano o limitato ai democratici negli Stati Uniti. Uscendo invece dalla battuta, dico che sì, è proprio questo il tema, ma che in fondo è l'altra faccia della leadership trumpiana, che non è una leadership espressa da dentro le fila del partito o attraverso un percorso di partito, perché l'anomalia trumpiana è l'altra faccia dell'assenza di leadership nuova dentro l'ambito democratico. Cioè, esaurita la spinta di Barack Obama, sulla quale è difficile non convergere nel dire che comunque è stata una leadership di discontinuità forte, esaurita quella spinta e quella tipicità, non si è riusciti ancora a costruire. Io penso che davvero questo sì abbia molto a che vedere con le vie di formazione del consenso e col mutato rapporto tra i cittadini e la formazione dell'idea politica e quindi dell'interpretazione della rappresentanza. Qui sì vorrei aprire la parentesi legata alla comunicazione orizzontale, alla disintermediazione, alla costruzione di un pensiero che è molto più puntiforme, diffuso e che molto più difficilmente viene da una parte capito, intercettato e quindi guidato, e al tempo stesso diventa estremamente complesso farlo convergere su un leader che è prodotto di un percorso tradizionale dentro l'alveo di un partito. Quindi credo che sì, una riflessione su che cosa vuole dire leadership nell'epoca dei social media, a questo punto non solo è opportuno farla, ma è anche l'unico modo per capire che cosa si può proporre o che cosa può essere una proposta di leadership originale per gli anni a venire. Allora è il tema di uno dei prossimi caffè, quindi le prossime settimane inviteremo ancora come Fondazione Einaudi per parlare di questo. Adesso grazie ambasciatore della sua presenza, grazie insieme a lei come Fondazione Einaudi e a Monica grazie a voi, buona serata. Grazie.